Baby. Ciao a tutti, io sono NetRider, questo è il mio garage e questo è NetRider Garage. Benvenuti nel mio canale. Oggi faremo un giro con un motociclista che non conosco. L'ho contattato tramite internet, ci siamo sentiti e faremo un giro e vediamo se andiamo bene insieme, così cominciamo a uscire un po' più di gente, cominciamo a crearci il giro. Perché uscire da soli è bello, con gli amici è più bello. Ok, ci vediamo insieme là. Te lo devo dire, io riprendo, te dà fastidio? Ma ho chiuso sto cazzo di casco, sì. Bella. Senti, ci ho ripensato, ma se andiamo tipo sopra il Monte Baldo, passiamo sopra il Monte Baldo, se lo famo tutto e scendiamo dall'altra parte, invece di farsela a 12. Questa io me la faccio sempre dritta. È giusto, è giusto. Matteo, io questa la faccio sempre dritta. Sempre. Bella questa. È tutta un appoggio. Caffettino? No, forse va per terra. Ci ho pensato che cercavo il letto di merda, meglio lo metto là. Sta moto c'è un cavalletto di merda. La prima volta che ho preso ho messo bordo strada, se n'è andata da sola. I bestemmi che ho tirato, non ho idea. Per fortuna che mi sono buttato sotto. Nuova nuova era. Sì, mi sono buttato così. E c'è stata gente. Ma meglio la vita che la moto. Cazzo, l'avevo appena presa, vaffanculo, ho detto no, non può essere. Non può succedere sta cosa. Comunque mi sembra tranquillissimo con questo Matteo, quindi approvato per adesso.
come stai messo a fame? Come stai messo a fame? Dico, tu a fame come stai messo? Allora, testi del sud, quindi immagino che prima di luna, l'una e mezza, non ti sei a tavola. No, infatti, oh, ok, a posto. Settati. La strada, qua la strada figa, e deve essere bella pure a salire, anzi forse pure più bella a salire. Sabato mo fa adesso andare a risalire e poi riscendiamo, ma rifamola va, se inventiamo una ruota troia, il semaforo più eterno del mondo. Allora, se lo scatti fra 5 secondi faccio inversione a U, piano inversione a U, fa arrestatelo. Round 2, fight. Sono venuto la scorsa settimana, ma lui l'aveva detto, ha detto andiamo lì, e vabbè, andiamo lì, via. Ah, che bell'aria! Da che roba, oh! Che spettacolo! Bello che sei! Ma ti ha dato una testata! Questo che io ho fatto. E che c'ho i pupazzetti in faccia? Aridanghe! Belle pure ste curve, eh! Infatti tipo... Ciao! Come va? È una bomba! Diciamo che fa finta di essere vecchia, ma è una moto a tutti gli effetti. Manca solo un po' in alto, però i tornanti per le terza riaccendono di davanti. E questo qui è un motore nuovo? Sì, sì. Altro che perché io ce l'avevo una volta. C'avevi quello vecchio? Il 900 quello vecchio, sì. Se tu li metti a fianco, sono uguali. Cioè, piccole differenze. Differenze, però, sì. Poi tu ti trovi bene guidata, tutto. Sì. Ma il telaio non è lo stesso. Com'è? Il telaio non è lo stesso di quella vecchia. È quella la differenza. Il telaio di quella vecchia prima giri tu e poi gira lei. E vai in pareggio. Sì, tutta un'altra cosa, immagino. No, questa. Mi piace quando la vedo, guarda. Qui sempre un po' di voglia di anche di prenderla. Guarda, considera che se te fai in giro un Kawasaki e la provi, se te la riesci a fare da mezza giornata ci fai un passo. Te la prendi, te la compri, sono sicuro, te la compri subito. Ciao. Dopo questo incontro ci siamo seduti a tavola, abbiamo bevuto e mangiato pochissimo, così ci siamo fatti altre curve che vi porterò nel prossimo video, e considerate qui sotto i tastini di sottoscrivi e mi piace, non mi piace, non esiste, non è mai esistito, è un tasto che secondo me non funziona,
e ci vediamo al prossimo video. Ciao.